Buongiorno, oggi è domenica di Pasqua, per i cristiani è la Pasqua della cosiddetta resurrezione di Gesù Cristo. Premesso che nella Enciclopedia Cattolica pubblicata negli Stati Uniti c'è scritto che in relazione a tutto questo evento soltanto il processo, la condanna e la crocifissione di Gesù per motivi di sedizione sono e possono essere oggetto di analisi storica, mentre la resurrezione è esclusivamente oggetto di fede, io ho scelto di leggervi sei racconti molto brevi della resurrezione di Gesù, della cosiddetta resurrezione, lasciando poi a ciascuno di voi il compito di fare le opportune considerazioni. Quindi cominciamo da Marco. Secondo Marco, siamo nel capitolo 16. Trascorso il sabato, Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e Salomè, comprarono a Romi per andare ad imbalsamare Gesù. Assai presto, nel primo giorno della settimana, vennero al sepolcro appena spuntò il sole. Intanto si andavano dicendo tra loro: chi ci farà rotolare la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzato lo sguardo, però, osservarono che la pietra era stata rotolata, benché fosse molto grande. Entrate allora nel sepolcro, videro un giovane che se ne stava seduto a destra, rivestito di una veste bianca, e si spaventarono. Ma egli disse loro: non spaventatevi. Voi cercate Gesù il Nazareno crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Quelle però uscite dal sepolcro fuggirono tremanti e stupite e non dissero nulla a nessuno perché avevano paura. Passiamo adesso al racconto secondo Matteo. Siamo nel capitolo 28. Passato il sabato, al sorgere del primo giorno della settimana, venne Maria Maddalena con l'altra Maria a far visita al sepolcro. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si mise a sedere su di essa. Ricordo che angelo significa messaggero. Il suo aspetto era come la folgore e le sue vesti bianche come la neve. Alla sua vista le guardie rimasero sconvolte e diventarono come morte. L'angelo disse alle donne: non temete voi, so che cercate Gesù crocifisso. Non è qui, è risorto come aveva detto. Orsù, osservate il luogo dove giaceva e ora andate e dite ai suoi discepoli che egli è risorto dai morti e vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto. Esse, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Passiamo ora a Luca. Siamo nel capitolo 24. Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono al sepolcro portando gli aromi che avevano preparato. Erano le donne. Trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro, ma entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Se ne stavano ancora lì, incerte, quando apparvero loro due uomini con vesti splendenti. Le donne impaurite tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: perché cercate tra i morti il vivente? Non è qui, è risuscitato. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che bisognava che il figlio dell'uomo fosse consegnato in mano ai peccatori, che fosse crocifisso e il terzo giorno risuscitasse. E si ricordarono delle sue parole.
Tornate dal sepolcro, raccontarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Erano Maria di Maddala, Giovanna e Maria di Giacomo. Anche le altre donne che erano insieme lo raccontarono agli apostoli. Passiamo quindi a Giovanni, capitolo 20. Il primo giorno della settimana, Maria Maddalena si recò di buon mattino al sepolcro mentre era ancora buio e vide la pietra rimossa dal sepolcro. Corse allora e andò da Simone Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno portato via il Signore e non sappiamo dove l'hanno posto». Partì dunque Pietro e anche l'altro discepolo e si avviarono verso il sepolcro. Correvano ambedue insieme, ma l'altro discepolo precedette Pietro nella corsa e arrivò primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende che giacevano distese, tuttavia non entrò. Poi arrivò anche Simone Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro. Vide le bende che giacevano distese e il sudario che era sopra il capo. Esso non stava assieme alle bende, ma a parte, ripiegato in un angolo. Allora entrò anche l'altro discepolo che era arrivato per primo al sepolcro e vide e credette. Non avevano infatti ancora compreso la scrittura, che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Maria invece era rimasta presso il sepolcro, fuori in pianto. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli bianco vestiti seduti, due messaggeri, uno in corrispondenza del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'abbiano posto». Detto ciò, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì, ma non sapeva che era Gesù. Egli le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Quella, pensando che fosse l'ortolano, rispose: «Signore, se lo hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Le disse Gesù: «Maria». Quella, voltatasi, gli disse in ebraico: «Rabbunì», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre. Va piuttosto dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore» e quanto le aveva detto. Procediamo ora con il cosiddetto Vangelo di Pietro. Quindi, secondo Pietro, nella notte in cui cominciava a illuminarsi il giorno del Signore, mentre i soldati facevano la guardia a due, risuonò nel cielo un forte grido. Quelli videro cieli aperti e due uomini scendere di là con grande splendore ed accostarsi al sepolcro. La pietra che era stata gettata all'ingresso si rotolò da sola e si mise da parte. Il sepolcro così si aprì e i due giovani entrarono. A tal vista i soldati svegliarono il centurione e gli anziani, anche questi erano là per la custodia. Mentre spiegavano ciò che avevano visto, ecco che vedono nuovamente uscire dalla tomba tre uomini. Due sorreggevano il terzo, mentre una croce li seguiva. La testa dei primi due raggiungeva il cielo, mentre quella di colui che era condotto per mano da loro superava i cieli. Quindi udirono una voce dall'alto che diceva: «Hai predicato ai dormienti?» Poi si sentiva la risposta proveniente dalla croce: «Sì». Quelli allora concertarono assieme di recarsi da Pilato e metterlo al corrente del fatto. Mentre però riflettevano ancora, di nuovo i cieli appaiono aperti. Un uomo discende ed entra nella tomba. A tal vista il centurione e quelli con lui si affrettarono, benché di notte, da Pilato, abbandonando il sepolcro che custodivano.
Pieni di spavento, raccontarono tutto ciò che avevano visto e dissero: veramente era figlio di Dio. Pilato in risposta esclamò: io sono innocente del sangue del figlio di Dio, siete voi che l'avete voluto. Allora gli si accostarono tutti e lo pregavano e lo supplicavano di comandare al centurione e ai soldati di non dire a nessuno ciò che avevano visto. È meglio per noi, dicevano, essere colpevoli di grandissimo peccato dinanzi a Dio, ma non cadere nelle mani del popolo giudaico per poi venir lapidati. Pilato ordinò al centurione e ai soldati di non dire nulla. Il mattino del giorno del Signore, Maria Maddalena, discepola del Signore, prese con sé le amiche e si recò al sepolcro dove era stato posto. Temevano però che le scorgessero i giudei e dicevano: se non ci fu possibile piangere e batterci il petto il giorno in cui fu crocifisso, vogliamo farlo almeno ora, presso il suo sepolcro. Ma chi pure ci rotolerà via la pietra posta all'ingresso del sepolcro per poter entrare e seduteci accanto a lui compiere ciò che è dovere? La pietra è davvero grande e temiamo che qualcuno ci veda. Se anche questo non ci è possibile, vorremmo almeno deporre all'ingresso ciò che rechiamo per la sua memoria. Noi vogliamo piangere e batterci il petto finché saremo tornati a casa. Ma quando giunsero, trovarono il sepolcro aperto. Si accostarono e, curvatesi dentro, scorsero lì un giovane seduto in mezzo alla tomba, bello e coperto di veste splendidissima. Questi disse loro: perché siete venute? Chi cercate? Forse quelli che è stato crocifisso? È risorto e se n'è andato. Se non ne siete convinte, curvatevi e osservate il posto dove giaceva. Non c'è più. È risorto ed è andato là donde era stato inviato. Allora le donne fuggirono, piene di spavento. E finiamo con il racconto di Nicodemo, chiamato anche Atti di Pilato. Erano riuniti nella sinagoga per discutere, non sto a raccontarvi tutta la vicenda, e si meravigliavano di Giuseppe di Arimatea era colui che aveva concesso il sepolcro per la sepoltura. Ed ecco giungere alcuni dei custodi che i giudei avevano chiesto a Pilato per fare la guardia al sepolcro di Gesù, per paura che i suoi discepoli andassero a trafugarlo. Quelli raccontarono ai capi della sinagoga, ai sacerdoti e ai leviti ciò che era accaduto. E cioè, c'è stato un grande terremoto e abbiamo visto un angelo scendere dal cielo, cioè un messaggero. Ha ribaltato la pietra dall'ingresso della spelonca e si è seduto sopra. Risplendeva come la neve e la folgore. Spaventati fortemente, giacevamo a terra come morti. Allora abbiamo udito la voce dell'angelo che parlava con le donne che stavano vicino al sepolcro. Voi non dovete temere. Io so che cercate Gesù che fu crocifisso. Non è qui. È risorto come ha detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva il Signore. Quindi andate subito a raccontare ai suoi discepoli che è risorto dai morti e si trova in Galilea. I giudei, udendo queste parole, spaventati, dissero: la notizia non deve essere propagata, altrimenti tutti potrebbero inchinarsi davanti a Gesù. Quindi, fatto consiglio, versarono una somma considerevole e la diedero ai soldati con queste parole: dite che mentre dormivate sono venuti i suoi discepoli e l'hanno rubato. Se il governatore verrà a sapere questo affare, noi lo persuaderemo e voi non avrete alcuna noia. Quelli presero e parlarono come era stato loro insegnato. Ecco, adesso rivediamo i punti essenziali. In Marco abbiamo le donne che arrivano, vedono il sepolcro già aperto e trovano un giovane rivestito di una veste bianca. In Matteo arrivano le donne, c'è un gran terremoto perché arriva un messaggero
che scende dal cielo, rotola la pietra e si mette a sedere sopra di quella. Anche lui era vestito come la folgore, con vesti bianche come la neve. In Luca le donne trovano il sepolcro già aperto, entrano e a loro appaiono due uomini con vesti splendenti che parlano con loro. In Giovanni abbiamo Maria Maddalena che si reca da sola, trova il sepolcro aperto, corre immediatamente ad avvertire Pietro e Giovanni che a loro volta di corsa vanno verso il sepolcro e lo trovano vuoto. Nel sepolcro c'erano due messaggeri vestiti di bianco che le parlano, dopodiché Maddalena si volge, vede Gesù ma non lo riconosce perché pensa che sia il giardiniere e lui si fa riconoscere chiamandola per nome. In Pietro abbiamo i soldati che facevano la guardia due a due e nel cielo c'è un forte grido, vedono i cieli aperti e due uomini scendere con grande splendore. Poi vedono la pietra che si rotola da sola, i due uomini entrano, ne escono in tre e il terzo viene sorretto. I cieli sono nuovamente aperti e scende di nuovo un altro uomo. La Maddalena con le donne trova il sepolcro vuoto e dentro c'è un giovane con gli abiti splendenti. Negli atti di Pilato, cioè secondo Nicodemo, i soldati raccontano ai capi della sinagoga che c'è stato un grande terremoto e hanno visto un messaggero scendere dal cielo, ha ribaltato la pietra dall'ingresso della spelonca e che si è seduto sopra. Risplendeva come la neve e la folgore. E loro sono svenuti per la paura. Questi sono gli elementi essenziali dei sei racconti che vi ho letto. Io non faccio commenti, vedete voi quali sono gli elementi comuni, quali sono gli elementi divergenti e, come è giusto che sia, fatevi le vostre idee su ciò che può essere accaduto. Quindi vi auguro buona festa comunque la vogliate vivere e come sempre ciao, grazie e alla prossima.